Allora, continuiamo a lavorare sul circuito precedente. Supponiamo di cambiare leggermente l'esercizio. Supponiamo di non sapere cosa sia successo per t minore di 0. Supponiamo di avere informazioni solo dal 0 in poi, quindi il generatore non sappiamo cosa abbia fatto per t minore di 0. Questo significa che il dato di quanto vale la tensione all'istante 0 è un dato che ci deve essere fornito dal problema in qualche modo. Ora, se partiamo da una qualunque altra condizione iniziale, vedete, per esempio V0 uguale un valore costante, noi stiamo analizzando la situazione in cui il generatore si accende in un circuito in cui c'è un condensatore carico, quindi non è più arrivoso ma parte con un suo valore V0. Ok? Adesso, qual è la soluzione in questo caso? Rifacciamo esattamente le stesse considerazioni di prima fino a questo punto, cioè fino al punto in cui va individuata la costante arbitraria della soluzione concreta, la K. A questo punto, nell'imporre la condizione iniziale, non abbiamo più 0, ma avremo un valore di 0 qualsiasi. Quindi avremo che K sarà uguale ad E a V0 meno N. Quindi V di T sarà uguale a V0 meno E elevato a meno t su tau più e. Questo cosa cambia? Cambia semplicemente il punto di partenza della tensione. Non abbiamo più questa situazione di prima, non sappiamo nulla di quello che succede per t minore di 0, sappiamo solo che all'istante 0 questa tensione deve valere più 0 e può essere un punto qualsiasi, potrebbe essere qui. A caso avremo questo, ma potrebbe anche essere maggiore di n, e qua a caso avremo questo. Vedete? In altre parole, se cambia la condizione iniziale sul condensatore, quello che cambierà è il punto di partenza di questa evoluzione che vediamo durante il transitore. Ovviamente, qualunque sia la condizione iniziale, il regime sarà sempre lo stesso, perché la condizione iniziale influenza solo la costante dell'esponenziale, l'esponenziale morirà e quindi arriveremo sempre allo stesso valore. Vedete quindi tutto quello che può cambiare è semplicemente l'evoluzione durante il transitore. Se parto da una rete a riposo, quindi il condensatore scarico, parto da 0. Attenzione, parte da 0 e si assesta asintoticamente al valore di vicino, altrimenti partirà dal valore previsto da che cosa? Dal fatto che essendo il condensatore carico nel stato iniziale, la sua tensione è diversa. In molte applicazioni noi preferiamo far partire i circuiti, accendere i circuiti da uno stato di riposo per evitare situazioni indesiderate. Per esempio, vedete qui, se io voglio portare il mio circuito a lavorare qui, a questo livello, se parto da un condensatore carico a livello di 0, durante il transitore io avrò valori di sovratensione, cioè tensioni maggiori di quella nominale, di quella per cui ho progettato il mio circuito. Questo potrebbe essere un problema, comunque potrebbe creare situazioni potenzialmente rischiose per i componenti. Il motivo per cui è buona norma quando si spegne un dispositivo, un modem, un decoder, si aspetta qualche secondo per farlo ripartire, o in generale dovrebbe essere così per tutti i dispositivi, soprattutto quelli elettronici,
In quell'istante, intervallo di tempo in cui aspettiamo, noi diamo tempo agli elementi dinamici di scaricarsi. Lo vedremo fra un attimo il processo di scarica. Ok? Quindi di riportarsi un valore iniziale a zero, e quindi quando vado a riaccendere il generatore parto da qui invece che partire di qua, per esempio. Evito eventuali problemi legati a sovratensione, che sono solo problemi transitori. Tuttavia, in quell'intervallo potrebbe succedere che ci siano dei malfunzionamenti o addirittura anche dei danneggiamenti. Benissimo. Studiamoci un altro problema, che poi è il problema che avremo da T1 in poi. Da T1 in poi cosa succede? Se noi supponiamo che T1 sia maggiore di 4 tau, all'istante T1 abbiamo raggiunto il livello E per la nostra tensione. O comunque siamo in maniera già approssimati a questo livello. Che succede adesso in T1? Vedete, nel nostro esempio, io all'istante T1 spengo il generatore. Cosa accadrà? Ragioniamo prima dal punto di vista intuitivo e poi lo facciamo in testa matematica. Io ho portato il mio condensatore alla tensione E, che corrisponde ad avergli dato energia pari a 1/2 C/4. Quando spengo il generatore, quindi quando vado ad osservare quello che accade per T maggiore di T1, il circuito diventa questo. Un condensatore carico chiuso su un resistore. Se fosse un circuito di tutti i resistori, nel momento in cui si spegne l'alimentazione, istantaneamente tutte le correnti e tutte le tensioni vanno a zero. Ma qui voi cosa avete fatto? Avete caricato un oggetto di energia, il condensatore, che non è dissipativo, quindi l'energia è stata conservata, non dissipata. Nel momento in cui lo chiudete sul resistore, cosa ci aspettiamo che accadrà? Ci aspettiamo che l'energia inizierà a fluire dal condensatore sul resistore, e il resistore la dissiperà, e il condensatore perderà, piano piano si scaricherà. Questo dal punto di vista energetico. Se il condensatore si scarica, cosa mi aspetto di trovare da qui in poi? La tensione del condensatore, per la stessa ragione di prima, non potrà andare immediatamente a zero, perché significa erogare in un tempo nullo una energia finita, significherebbe potenza infinita, esattamente come prima. Il condensatore si scaricherà, e lo vedremo adesso matematicamente, con la stessa velocità con cui si è caricato. Quindi se ci ha messo 10 millisecondi a caricarsi, ci metterà 10 millisecondi a scaricarsi. La costante di tempo è la stessa. Se non ci fosse il resistore, se avessimo aperto il condensatore, sarebbe rimasto carico per sempre. Ma avendolo chiuso il resistore, adesso c'è il cosiddetto, siamo analizzando il cosiddetto circuito di scarica del condensatore. Allora, come possiamo pensare di studiarci un problema del genere? Per rendere più semplice la trattazione matematica di questo problema, possiamo fare una notazione di asse e metterci nell'origine all'istante T1. Immaginate un T' che è T-T1, quindi mettiamoci qui con l'origine. Stiamo studiando il problema per T, cioè T1. L'equazione da risolvere in questo intervallo è questa. La condizione iniziale è questa. Ok? Quindi per T maggiore di T1 non c'è più generatore, quindi l'equazione differenziale coincide con l'omogenea, non c'è più termine particolare. La condizione all'istante T1 è uguale ad M,
Allora, se risolvessi questo problema con origine in T1, la soluzione sarebbe K per elevato a meno T primo tau. T primo non è altro che l'asse traslato, l'asse tempo traslato in modo da avere 0 all'istante T. Ok? Benissimo. Quindi, qual è la soluzione VT? Sarà una K per elevato a meno T meno T1 diviso da U. Ok? Chi è K? Dobbiamo imporre la condizione. Quale condizione? La condizione all'istante T1. All'istante T1 deve valere M. Quindi, V calcolato in T1 uguale ad M uguale a K. E quindi la soluzione di questa equazione è Vt uguale a M per elevato a meno T meno T1 sul tau. Quindi è un esponenziale decrescente che parte da E e decresce con velocità dettata dalla costante di tempo. Quindi, come vi preannunciavo, nel processo di scarica il condensatore riporterà a zero la sua tensione in un intervallo di tempo che ha la stessa durata dell'intervallo di tempo che è stato necessario aspettare per avere la soluzione di regime all'inizio. Quindi, nella fase di carica del condensatore ho aspettato 4 tau, nella fase di scarica aspetterò altri 4 tau. Questa fase viene anche chiamata evoluzione libera. Cos'è l'evoluzione libera di un circuito? È l'evoluzione dinamica delle sue grandezze, corrente e tensione, in assenza di generatore. Vado a vedere energeticamente cosa è successo. Il condensatore nella fase di carica ha immagazzinato un mezzo C e 4 joule, quindi si è caricato come un serbatoio di energia a danno di chi, a spese di chi? Del generatore. È stato il generatore che ha fornito questa energia. Nella fase di scarica, quindi in evoluzione libera, tutti gli elementi dinamici restituiscono l'energia che gli abbiamo dato precedentemente e se li scarichiamo completamente ci restituiscono esattamente la stessa quantità di energia che gli abbiamo dato precedentemente. Vi ricordo che questo è il concetto di bipolo passivo quando parliamo di bipoli dinamici. Vi ricordo che un bipolo dinamico è passivo non perché non possa mai erogare energia o potenza. Ricordo che la loro passività consiste nel fatto che l'ammontare di energia che ci possono restituire è pari a quella che gli abbiamo dato precedentemente. Una volta scaricate non possono più fornire energia, a differenza dei generatori che se li tenete accesi per un tempo infinito vi danno energia infinita. Non hanno limite di erogazione i generatori reali, mentre questi componenti sì. Allora, questo è il processo di carica, questo è il processo di scarica del condensatore. La scarica del condensatore fa parte di una categoria di problemi che vengono
detti di evoluzione libera, cioè problemi in cui voi avete, immaginate un circuito fatto di n elementi dinamici, induttori e condensatori. Quando spegnete il circuito non avete più generatore, quindi le correnti e le tensioni che andate a misurare da chi sono prodotte? Dall'energia che si era accumulata in questi componenti che si sta scaricando su chi? Sui resistori. Se non ci fosse il resistore, questo oggetto non si scaricherebbe mai. Del resto, se non ci fosse il resistore, fosse aperto veramente. Se non ci fosse il resistore, dovremmo considerare un condensatore lasciato aperto. Lasciato aperto significa equiparare il caso in cui il condensatore è chiuso su un resistore infinito. Un condensatore aperto lo potete vedere come limite di questo schema per R che vale infinito. È staccato. Se R vale infinito, non ha più resistenza su cui scaricarsi, la costante di tempo vale infinito. Significa che questo non si scaricherà mai. Resterà a livello R, per sempre. In realtà, qualunque condensatore ha degli effetti di resistenza interna, come vedremo quando studieremo come è fatto materialmente un condensatore, ci sono delle deboli correnti interne di conduzione, si chiamano limiti di perdita, per cui a lungo andare ogni condensatore piano piano si scarica. La resistenza è molto alta, non è infinita come vorremmo, perché noi vorremmo che in un condensatore in condizioni stazionarie si realizzasse l'isolante perfetto e non ci fosse passaggio di corrente. In realtà c'è. Significa che un oggetto del genere, una volta caricato, lasciato isolato, in realtà si scarica al suo interno con una costante di tempo molto lunga, perché la R è molto alta, ma non è infinita. Tutto quello che vi ho detto lo potete applicare pari pari ad un circuito RL. Se ci facciamo gli stessi passaggi con un circuito RL, invertendo pure il ruolo tra corrente e tensione, un induttore vi risponde allo stesso modo di un condensatore con un circuito RL, quindi formalmente dovete solo sostituire la I alla V e dovete solo sostituire la costante di tempo che in un circuito RL sarebbe L su R. Non più R per C, ovviamente. Quindi, usando questa costante di tempo, questo potrebbe essere anche il profilo della corrente di un condensatore, di un induttore, scusate. Cioè, se io studio un induttore, circuito induttore, circuito R del genere, a prendere la corrente dell'induttore e la GVT, la suppongo analogamente al caso precedente, un generatore di corrente costante a tratti, quindi parte da 0, poi assume valore J, poi assume ancora valore 0. Ebbene, rifacendoci esattamente gli stessi passaggi di prima, formalmente identici, io ritroverei un andamento esattamente sovrapponibile a quello che ho qui, e cioè la corrente dell'induttore è una variabile di stato, quindi fino a 0 era 0, cresce linearmente fino a valore J con legge esponenziale, con durata del transitorio 4 tau, dove tau è questa, abbiamo detto, L su R, ok? Dopodiché assume valore costante G di G, e dopodiché va in evoluzione libera una volta spento il generatore, esattamente come nel caso della tensione del condensatore. L'energia che ha assorbito durante il transitorio di accensione di carica è un mezzo LJ quadro. L'energia che restituirà una volta che si sia completamente spenta è meno un mezzo LJ, quindi in evoluzione libera. Se andassi a
graficare la tensione dell'induttore, esattamente come la corrente del condensatore, troveremo una discontinuità in serie, perché la tensione dell'induttore è la derivata, è legata alla derivata prima della corrente, quindi la corrente si mantiene continua in serie, ma vedete la sua derivata è discontinua, c'è una cuspide, quindi la tensione sarà, avrà salto di... Quelle che non posso subire esatti sono le grandezze di stato, tensione per il condensatore, corrente per l'induttore. L'induttore, anche qui, come vedremo, è l'elemento che ci consente di conservare energia sotto forma di energia associata al campo magnetico, mentre il condensatore lo sarà sotto forma di energia associata al campo elettrico. Quindi quando io do energia a un elemento che si comporta in questo modo e poi lascio isolato l'induttore, quindi ancora una volta in evoluzione libera la R la faccio andare all'infinito, scusatemi, a zero in questo caso, la costante di tempo all'infinito, l'induttore mantiene permanentemente questo livello di energia. Ed è quello che succede nelle memorie realizzate con questa tecnologia, cioè le memorie magnetiche, gli hard disk, i nastri magnetici, eccetera, eccetera. Teoricamente io scrivo il mio dato, porto il settore al livello di energia che corrisponde al dato che voglio scrivere, 0,1 per esempio, potrebbe essere assenza o presenza di magnetizzazione. Dopodiché stacco questo induttore e me lo ritrovo in questa condizione, per sempre, se fosse ideale. L'induttore, anche lui al suo interno ha delle perdite e quindi piano piano decadrà il suo livello di energia. Ovviamente decade con una costante di tempo infinita se fosse ideale, con una costante di tempo lunga ma non infinita nel caso reale, ed ecco perché le memorie vanno rinfrescate, come si dice, tecnicamente si perde flash, altrimenti si perde informazioni. Se andate a vedere una vecchia videocassetta, vi siete persi la qualità dell'immagine perché i settori hanno perso la magnetizzazione, parte della magnetizzazione. Che significa che dal nostro punto di vista che questo livello si è abbassato, ok? Perché c'è stato un transitore, evoluzione libera, un transitore di spegnimento. Benissimo. Allora, considerazioni finali su questi circuiti. I circuiti che vi ho fatto vedere, questo qua ovviamente non può essere così, perché se fosse così è questo il circuito aperto. Quello di prima non aveva senso, tra l'altro è una contraddizione, non posso mettere il generatore GLT in serie all'induttore. È questo il circuito RM da considerare, questo è il circuito duale rispetto a quello precedente. In altre parole, cosa vedete qui? Il generatore è un generatore reale di corrente, così come quello di prima era un generatore reale di tensione. Generatore precedente era questo. Questo significa che tutto quello che vi ho detto oggi e nella lezione precedente è completamente generalizzabile a qualunque circuito che contenga solo un dipolo dinamico, i cosiddetti circuiti del primo ordine, perché l'analisi che abbiamo fatto si estende facilmente a qualunque circuito contenente un induttore oppure un condensatore. Perché? Perché qualunque sia il circuito, voi potete sempre pensare di mettervi ai cavi dell'induttore e fare per esempio il Norton equivalente e vi riportate qui, oppure di mettervi ai cavi del condensatore e fare il Thevenin equivalente e vi riportate lì. Cosa significa quindi? Se io ho un circuito con 1000 resistori ed un induttore, prima mi estraggo la resistenza equivalente, dopodiché chi sarà la costante di tempo del circuito? R equivalente per C, oppure L diviso R equivalente. Quindi quello che abbiamo visto qui in realtà si generalizza a tutti i circuiti in cui c'è un solo elemento dinamico, detti circuiti del primo ordine. Bene, la prossima volta vedremo del secondo ordine, però adesso, prima di chiudere, volevo brevemente farvi capire come si ragiona nel momento in cui il generatore che accendiamo non è stato.
stazionario, ma essere isolati. Cosa cambia rispetto alla nostra ansia? Supponiamo di studiarci questa situazione. Io ho un generatore, io ho un'impedenza, RC, non a caso parlo di impedenza, però il circuito sinusoidale non è alimentato da meno infinito, col, per esempio col segnale a 50 Hz, ma all'istante zero accendo l'alimentazione. Poi ci sarà anche l'istante esperimento. Ovviamente nell'istante in cui accendo l'alimentazione non so in che fase sono, quindi questo è con M e questo è M. Okay? Cioè mi sto studiando lo stesso circuito di prima, del primo ordine, alimentato stavolta però da un generatore sinusoidale. Ok? Se volete accendo, chiudo l'interruttore e inizio a circolare corrente e inizio ad imporre tensioni sui miei dipoli descritti da una funzione sinusoidale a frequenza nota, per esempio 50 Hz. Quindi rispetto al caso che abbiamo studiato con i fasori, cosa cambia? Semplicemente perché c'è un istante iniziale di accensione, così come poi ci potrà essere un istante finale di spegnimento, che può arrivare in qualunque punto della sinusoide. Z, T, U. Adesso io questo circuito, questo tipo di problema, teoricamente non lo saprei analizzare, perché io saprei analizzare un problema in cui questo tipo di segnale venisse applicato da meno infinito a più infinito. Se questo è una sinusoide, se questa fosse una sinusoide permanente, regime sinusoidale permanente, io trasformerei RC nelle impedenze, userei i fasori, calcolerei numeri complessi e poi saprei darvi la soluzione. In realtà non è così, quindi come si ragiona? Ragioniamo come prima, esattamente come prima, cioè questa è la soluzione dell'equazione differenziale. Sì, qual è l'equazione differenziale? È l'equazione che ho scritto prima, dv più V su tau uguale E su tau. Vedete? Possiamo fare esattamente gli stessi discorsi che abbiamo fatto nella lezione precedente per ricavare la forma generale dell'equazione, della soluzione. Che è la somma del pezzo omogeneo più il pezzo particolare, l'equazione omogenea è cambiata rispetto alla volta scorsa? No, perché per definizione, essendo omogenea, l'equazione in cui il generatore è sospeso. Quindi l'equazione omogenea non ha nulla a che fare con il generatore che applichiamo e quindi sarà la stessa della volta scorsa. Quindi o abbiamo acceso il generatore stazionario o abbiamo acceso il generatore sinusoidale, la parte dinamica, la parte omogenea risponde sempre alla stessa legge. Quindi gli stessi passaggi di prima ci portano a dire il termine che apparirà solo durante il transitorio è sempre K per elevato a meno T su tau. Questo è una proprietà dei circuiti del primo ordine, RL, RC, qualunque sia il generatore che andate ad applicare, la parte omogenea è sempre questa. Cos'è che cambierà rispetto alla volta scorsa? È proprio la soluzione particolare.
Prima, la volta scorsa, l'esempio che abbiamo fatto, poiché il regime era stazionario, io ho cercato una soluzione particolare come una costante. Adesso cosa cambierà? Il regime è sinusoidale, io cercherò una soluzione particolare, che cosa? Proprio la soluzione di regime. E quindi la soluzione che abbiamo imparato a costruire con i fasori, pur non essendo l'intera soluzione nei problemi concreti, nei problemi pratici, perché, ripeto, quella soluzione lì presupponeva un generatore acceso da meno infinito a più infinito, bene, quella soluzione, pur non essendo l'intera soluzione, è un pezzo della soluzione, è questo, che va semplicemente corretto con un termine aggiuntivo che però dura poco, tra virgolette, dura solo il tempo del transitorio. E quindi, quando io devo studiarmi questo tipo di regole di evoluzione dinamica, cosa faccio? Mi studio la soluzione di regime sinusoidale, cioè come se questo generatore fosse stato acceso per sempre e resta acceso da sempre e per sempre. Ok? E allora come si studia il problema? Immaginate di aver risolto il problema, il regime sinusoidale, cosa avremmo fatto? Avremmo calcolato il fasore V. Una volta calcolato il fasore V, la VPT sarebbe stata V con M seno di omega T più PV. Scrivo dai fasori. Ok? E quindi a questo punto la soluzione generale sarebbe stata V di T qua K per elevato a meno T su T più di con N seno di omega T più PV, dove K, come al solito, sarebbe stata determinata dalla condizione iniziale. La condizione iniziale, nel nostro caso, è 0. Abbiamo detto che prima di 0 la rete è a riposo. Quindi imponendo 0, K sarà uguale a meno V con M seno di PV. Quindi questo è il valore da assegnare a K per garantire la continuità della tensione in 0. Cosa accade adesso se vado a visualizzare la soluzione? La V di T deve essere 0 fino all'istante 0. Deve continuare a restare 0 all'istante 0 più per la continuità. Poi tenderà ad assestarsi intorno a questa soluzione. Questa è la soluzione di regime. Io accendo la mia rete, che è collegata alla rete elettrica a 50 Hz, e vado a misurare le tensioni e le correnti, non troverò istantaneamente la soluzione di regime, ma troverò una soluzione che diventerà la soluzione di regime dopo quanto tempo? Sempre dopo i famosi 4 tau, dove tau dipende dalla rete RC o L su R, a seconda del tipo di rete. Dopo i 4 tau, stavolta io cosa troverò? I fasori, utilizzando i fasori, io ho già calcolato quale soluzione mi devo aspettare. E questa, una soluzione che oscilla tra meno Vm e più Vm, che è la soluzione che mi ha fornito il mio fasore, con la fase PV che ho calcolato utilizzando il fasore. Quindi questo è il regime, questo è quello a cui arriverò. Ma che succede durante il transitorio? Durante il transitorio io avrò, vedete, questa funzione è sempre presente, la funzione sinusoidale, a cui si somma una funzione che, vedete, si va a sovrapporre alla funzione sinusoidale. Cosa accadrà? Accade questo.
disegno l'esponenziale elevato a meno t su tau, e lo tratteggio qui, esponenziale crescente che va fino a bm o decrescente che va fino a meno bm, la funzione farà qualcosa del genere. Vedete? Inizia ad oscillare con la frequenza imposta dal generatore, quindi da questa omega, e vedete, il periodo di questa oscillazione si mantiene sempre lo stesso. L'unica differenza che c'è rispetto alla soluzione di regime è che le ampiezze saranno modulate da questo esponenziale. In altre parole, il transitorio iniziale impone che, come abbiamo visto prima, nel caso stazionario l'ampiezza della tensione dovrà crescere piano piano, dolcemente, fino ad arrivare al livello di regime. Stavolta le oscillazioni iniziano con la frequenza impressa al generatore, ma le ampiezze, vedete, devono crescere fino a raggiungere il pico n della soluzione di regime. Dopodiché ci siamo scordati di chi sia il transitorio. Questo è quello che accade quando accendiamo un circuito a 50 Hz negli istanti iniziali, durante il transitorio. Quindi, tornando a una considerazione che abbiamo fatto nella scorsa lezione, a che serve la soluzione di regime se io non sarò mai in quelle condizioni ideali? A che serve la soluzione stazionaria o la soluzione dei fasori, visto che nella realtà i generatori non saranno applicati per un tempo infinito? Serve a calcolarci questo. Questo è quello che accade nelle condizioni nominali di regime. Ed è quello che ci interessa sapere ai fini, per esempio, del calcolo dell'energia, che ci diamo un carico, di come lo stiamo alimentando, eccetera, eccetera. L'analisi dei transitori, non nelle applicazioni dell'elettrotecnica a bassa frequenza, tipicamente viene effettuata semplicemente per capire cosa accade durante il transitorio per evitare che ci siano problemi. Mentre in alta frequenza anche il transitorio è fondamentale perché le applicazioni sono molto diverse, sono anche addirittura applicazioni che non vanno mai a regime. Quindi si lavora continuamente in transitorio. Immaginate treni, dB, alto, basso, alto, basso, alto, basso. Mentre noi stiamo studiando situazioni in cui io accendo un motore, gli do il tempo di andare a regime e poi lo torno acceso per ore. Okay? Sono applicazioni molto diverse, quindi anche il tipo di logica che c'è sotto è diversa. Quindi io cosa faccio? Accendo il mio circuito sinusoidale, lascio trascorrere il tempo necessario, mi trovo la soluzione che avrei calcolato con i fasori. Quindi, se io non sono interessato a sapere cosa succede durante il trasporto, posso anche studiarmi il problema. Io ho un condensatore collegato a una rete con un milione di resistori. Mi faccio il termine equivalente e mi ricavo l'unico resistore equivalente che mi interessa. Da quel valore stimo tau, R per C. Dalla stima di tau capisco quanto devo aspettare per andare al regime. Dopodiché, se come tipicamente accade, questo tempo è molto migliore del tempo di funzionamento del mio oggetto, del mio impianto, della mia macchina elettrica, allora io potrei anche dire: a me risolvere questo differenziale non mi interessa più, perché so che la soluzione sarà sempre così, questo pezzo non mi interessa, l'unica cosa che mi interessa è stimarne la durata, ma questo lo posso fare senza risolvere questo differenziale, mi basta calcolare la resistenza equivalente, la durata la conosco, tutto il transitorio durerà un secondo, la macchina sarà accesa 24 ore, se non mi interessa sapere cosa accade in quel secondo, io risolvo il problema con un fasore. Quindi, sebbene non sia nelle condizioni teoriche di poter dire che il regime è rigorosamente sinusoidale, io utilizzo quello strumento che ho imparato ad usare abbiamo imparato a usare le lezioni precedenti per dare in realtà non tutta la soluzione, ma quella che resterà dopo che sarà estinta questa fase iniziale di transitorio. Chiudo facendovi osservare cosa accadrà
nel momento in cui spegneremo questo generatore. Che succede nel istante attivo di spegnimento di questo generatore? Nell'istante attivo di spegnimento del generatore, noi avremo il problema di evoluzione libera, esattamente come nel caso precedente. Quindi come mi aspetto che evolva la tensione? La tensione di questo condensatore dovrà andare a zero. L'energia si dissiperà sul resistore. La tensione andrà a zero con una legge esponenziale. Perché una volta che avete spento il generatore, vedete, il problema da risolvere per T maggiore di Q1 è esattamente lo stesso di prima, cioè l'evoluzione libera a partire da un valore noto di tensione. Per esempio, il valore noto di tensione è qui. Siamo fermati qui all'istante T. Valore negativo significa che l'evoluzione sarà questa. Cioè si tenderà a zero con legge esponenziale questo abbiamo detto è tra T e T1 V di T sarà uguale da R elevato meno T meno T1 di tau con V di T1 uguale a una certa V con 1, ok? Che sarà il valore della sinusoide nell'istante T1, ok? A è uguale a V1. Quindi, vedete, quando ho spento questo generatore, io ho lasciato carico il condensatore con un core inside tensore T1. Ok? A quel punto il condensatore si scarica esattamente come prima, con la stessa legge che ha seguito prima, che a quel punto è indifferente quale generatore abbia caricato il condensatore, se è un generatore stazionario oppure sinusoidale, indifferente. L'unica informazione che mi serve è nell'istante in cui il condensatore resta privo di alimentazione, che tensione ha? V1, benissimo, da quel momento in poi un condensatore che si scarichi sul resistore segue sempre la legge elevato a meno T su tau, parte dal valore massimo e tende a zero. Quindi questa è la fase di scarico, evoluzione libera. Bene, questo chiude la nostra breve carrellata sui circuiti dinamici del primo ordine.